Ciao ragazzi, ed eccoci arrivati al nostro primo random gameplay. Ho deciso di fare questo random gameplay su questo gioco ancora in fase pre-alpha. Si tratta di Dual Gear. È un gioco molto interessante. Se tutto va bene, verrà rilasciato nei primi mesi del 2017, quindi c'è ancora un bel po' di tempo. Dicevo, comunque è un gioco molto interessante perché è molto simile a Front Mission come meccanica. Visto che lo sto facendo per il canale, ho deciso, dai, facciamo questo random gameplay. Come vedete, la grafica è fatta molto bene. Mi aspetto grandi cose, soprattutto perché ho letto che ci saranno un bel po' di missioni, sottomissioni. Comunque, se vi interessa, lo trovate su Steam, la pre-alpha, neanche la beta. Non giocherò in presa diretta, l'ho già registrato anche perché ho dovuto fare due o tre prove che sono miseramente fallite. Comunque adesso vedrete le somiglianze con Front Mission, a meno che lo conosciate. Niente, co proprio come nel gioco Square Enix, qua abbiamo la squadra di quanti sono? 4 robot. Ok, i primi nemici sono queste torrette, niente di che. Giusto per fare un po' di dimestichezza. Niente, abbiamo per ogni robot abbiamo delle armi specifiche, ad esempio questo qua ha un cannone abbastanza potente. Vedete quella barra blu che si consuma sotto le armi? Quelle lì sono gli AP disponibili. Una volta esauriti non possiamo più né muoverci né sparare né fare niente. Poi passiamo il turno. Questo robot qua, ad esempio, ha i lanciamissili e anche delle altre bombe, cioè queste. Possiamo anche mirare sui bersagli. Il gioco è solo in inglese, cioè il doppiaggio si può scegliere tra. No, la lingua è solo giapponese, vero? I sottotitoli si può scegliere tra inglese e thailandese. Ovviamente il ritmo di gioco è un po' lento, non è un action, perché, ripeto, è simile a Front Mission e quindi è strategico e a turni. Perciò se non vi piacciono questo tipo di giochi vi annoierà tantissimo. Io sono rimasto molto colpito in positivo. Devono soltanto un po' diversificare le classi perché secondo me sono un po' troppo simili. Cioè, a parte questo qua c'ha il fucile a pompa per dire nelle due mani. Però comunque quasi tutti hanno i missili, quasi tutti hanno le stesse mosse corpo a corpo, dovrebbero un po' diversificare. Ok, adesso è il turno del nemico. Come vedete ci possono ferire. Ci possono distruggere le diverse parti e quindi gambe, braccia, testa e corpo. Però una volta che ci distruggono tutte e due le braccia, visto che non c'è un robot che ci cura come in Front Mission, una volta che ci distruggono le braccia e ci tolgono le due armi, abbiamo finito la partita. Il robot che è stato danneggiato non si può più muovere. Adesso io qua l'ho usato un po' troppe volte sto cannone, ma conviene usarlo quando si è molto lontani. Anche gli effetti grafici sono fatti bene.
Adesso, una volta sconfitti questi qua, arrivano degli altri robot. Non sono particolarmente impegnativi, anche perché essendo una build pre-alpha non è tanto difficile. Le loro mosse sono ridotte proprio al minimo. Quasi, adesso arrivano i robottoni, credo. Eccoli qua. Bene, qua le cose sono leggermente diverse. Vedete quella barra che si consuma? Quella lì è la barra del contrattacco, vuol dire che se siete abbastanza vicini vi possono contrattaccare. Ovviamente anche noi lo possiamo fare, vedete? Ovviamente nella build finale spero che comunque i robot siano personalizzabili. Ma dai, sicuramente. Spero soprattutto che la trama sia fatta bene. Ecco, avete avuto un piccolo assaggio di fuoco amico. Qua c'è il fuoco amico, quindi state attenti a non sparare ai vostri compagni. Adesso lui si era messo in mezzo, io pensavo di schivarlo, ma diciamo che dai, l'ho fatto vedere apposta. Sì. Classe qua può fare attacchi corpo a corpo più potenti perché ha quella spadaccia enorme, anche se comunque non ho ancora capito bene come si fanno, perché c'è quel cerchio che si stringe e si allarga. Suppongo che debba bloccare quando è più vicino al centro. Morto, manca l'ultimo e poi dopo arrivano gli altri tre che sono molto più potenti.
vediamo se il nostro cannonazzo riesce a farlo fuori. Ho sparato un po' alla cieca, ma mi è andata di culo che l'ho beccato. Ok, visto che so già da che parte arrivano, comincio ad avvicinarmi, che gli altri compaiono al di là dell'hangar. E visto che sti qua sono un po' lenti ad avanzare, forse è meglio che ci mettiamo avanti. Speriamo di non beccare il nostro amico. No. Ecco, una cosa che per ora non mi piace è che non si capisce bene, diciamo, le debolezze dei nemici. Perché ovviamente ogni robot dovrebbe essere diversificato. Intanto sono arrivati in mega cattivone. Dicevo, ogni robot dovrebbe essere diversificato. C'è chi è più corazzato, dovrebbe essere più predisposto a non subire danni agli attacchi a distanza, insomma. Ovviamente ci sarà tutto nella versione finale, spero. Chissà se ce la faccio arrivare. No, sono troppo distante. E magari. Questo ovviamente l'hanno fatta apposta, perché altrimenti sarebbe troppo facile sparare da questa distanza. E ovviamente ce la farebbero anche loro. Che poi col missile, credo che con l'arma normale si può. Ah, infatti. Gli ho fatto anche male. Purtroppo adesso, finché non arrivo là vicino, bisogna aspettare. Quasi quasi magari taglio. Ok, eccoci qua. Siamo arrivati finalmente a tiro, dopo due turni di camminate. Questi qua bisogna tartassarli con le armi pesanti, perché sono veramente tosti. Cioè tosti, non mi hanno ammazzato neanche la prima volta che li ho affrontati. Abbiamo rotto una parte di armatura. Con questo qui ci si deve avvicinare per forza, perché è abbastanza corto raggio, essendo fucile a pompa. Solo che se mi avvicino di più perdo troppi AP e non posso più attaccare. Loro poi si allontanano durante il turno, giustamente, poi non è che stanno fermi come degli stoccafissi. Ma intanto sto qua, prima gli ho sparato da lontano, gli ho staccato il braccio. Questo qua ha un cannone tipo quello di Fortune di Metal Gear Solid 2. Ma intanto ha colpito anche il suo amico. Noi abbiamo contrattacco, che abbiamo mancato, giustamente. Ecco, lui siamo ancora indietro. E adesso lui è diventato un po' inutile, sinceramente, perché non possiamo usare il mega cannone.
quanto pare non abbiamo i colpi finiti con il cannone, altrimenti saremo invincibili. Ogni turno tireremo una cannonata e toglieremo metà vita a tutti. Però quando i nemici muoiono rilasciano dei proiettili che dobbiamo cercare di prendere, perché a quanto pare servono per ricaricare l'arma. Cazzo al cazzo, direte voi. Ok, come vedete gli abbiamo staccato l'arma e si è piegato, quindi non può più nuocere. Io comunque ho finito di ammazzarlo. Tanto. Però comunque in una partita vera immagino che una volta che si sia messo in ginocchio di lasciare perdere e passare il turno. Qua rompe fino alla fine, eh. Dobbiamo dargli gli ultimi colpi, poi direi che sono abbastanza morte. Dai, prima che reagisca. Ok, meno uno. Vedete, abbiamo raccolto le munizioni e quindi abbiamo altri turni disponibili. E dai, se sei già morto non lo sai. Dovrebbero anche un po' bilanciare i danni, perché comunque anche loro ci hanno già colpito tantissimo, però siamo ancora in piedi. Vabbè, ci hanno staccato il cannone che non usiamo, quindi
Va anche bene. Chissà se ne possiamo usare un altro. Non dovrebbe mancare tanto, dai, è quasi morto. Oh, ragazzi, morto. Ok. Bene, la demo pre-alpha si è conclusa. Una missione semplice semplice, tanto per farci capire le meccaniche di gioco. Io vi ripeto, a me ispira tantissimo. E, essendo un grandissimo fan della saga di Front Mission, spero veramente che lo portino a termine. Bene, direi che per questo random gameplay può essere tutto. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento con le serie regolari del canale. Ciao a tutti ragazzi!